Kita mama kan, sate ayam, enak sekali. Selamat makan. What's up bro? Sekarang kita mau masak sesuatu yang enak pokoknya. Enaknya seperti apa? Ikuti terus bagaimana saya memasak. Oke guys, ini sambal kacang buat sate ayam Madura sudah ready. Check it out. We'll see you later. Ciao. Questo è fatto col pollo. Proprio ci sono quelli fatti con il cammino, l'agnello. Madura. Madura perché? Perché vengono da lì questo tipo di cibo. È una località? Sì, poi ci sono anche altri sape, è famoso e si chiama sape Padang. Proprio da quella zona si chiama Padang, una città. Invece questo Madura è un'altra città. Ma la differenza di gusto qual è? Tipo marinatura? Sape Padang senza arachidi. Ma se ne sai scontrate tutte? Cosa? Allora, di solito questo sate usano riso, no. Ma no, guarda, talmente buono, ma la forma vuole pulirmi, no, il riso con una forma di come polenta, si chiama lonto, è proprio da riso, vengono pulito e poi li tagliano cubetti. Buono, mamma mia, ti piace? A me piace questo tanto, ma anche tutto che sappia, uno dei piatti. Uno dei piatti famoso. A me piace questo. Questo, vedi, anche questo, questa volta hai fatto perfetto. La prima volta era male perché avevi fatto. Con l'esperienza sono migliore. Buono, bravo, c'è buono che pollo. Questo mi piace tanto. Immaginavo, perché c'è non sbaglia mai sapere. Si chiama? Sapere. Quello che dicevo prima. Sapere ayam. Amore? Qua. Sapere. Enak sekali. Enak sekali. Enak very much. Enak. E aspetta, enak. Review, come Malaysia. Che ne dici del sapere ayam? Molto buono, molto gustoso, buono l'abbinamento della salsina di arachidi che lo rende un piatto più completo e proprio buono, non c'è niente da dire, mi è piaciuta tantissimo. Sì. Sì. Ok, perfetto. E circa del prezzo le trovi in giro? Un piatto così, sì. Completo, penso 15 euro, 20. 15 euro 20? Sì, okay. Sì, completo, sì. Anche se solo 5 spiedini va bene lo stesso. Sì, potrebbe essere qualcuno in più perché è leggero, è il pollo, quindi è leggero. Quindi se fosse anche 7 spiedini si mangiano volentieri. Sì, perfetto, perché anche in Indonesia dipende anche quanti spiedini, così aumenta sì, circa tipo 50.000 rupie. Ok. No, buono, proprio buono. Comunque grazie delle... Non mi sono ricordato. Il voto. Il voto è 9. 9? Sì. Perfetto, grazie. Ciao Indonesia, ciao. Sofia? Sì? Quindi stavolta hai mangiato anche sapere ayam? Sì, devo dire molto buono. Ma a me piacciono tutti i vostri piatti. È che l'altra volta avevo un po' di mal di stomaco tutto qua. Ok, perfetto. Mi dici il tuo review? Beh, è un piatto diverso, anche se c'è il pollo come, sì, come ingrediente principale, comunque è stato condito bene con una buona salsa, dolce al punto giusto, poi con era scalogno sopra e la salsa
dolce di soia, buonissima. Quindi proprio un piatto molto anche leggero da mangiare. Ok, e direi il prezzo secondo te? Beh, per un piatto così sì, anche io sarei sui 15 euro, ecco, 15-16, sì. Ok, perfetto. E il voto? È un bel 9, ci sta tutto. Un bel 9, benissimo. Vuoi dirti qualcosa a netizen del suo follower in Indonesia? No, beh, grazie che mi seguite, insomma. Va bene, grazie mille Sofia. Ciao. Ragazze, allora, con i piatti vuoti si vede che avete piaciuto il satè ayam. Allora, adesso vi chiedo il vostro parere riguardo satè ayam. Amore? Amore? Vai. Mi piace, è uno dei piatti che preferisco. Scusate, lo devo fare che sbatte. È buono perché ti permette di mangiare la carne in una maniera gustosa. Io non vado pazza per la carne, ma questa è proprio buona, quindi cotta alla griglia, alla brace, poi questa salsa di arachidi sopra con la salsa di soia è pazzesca, quindi ve lo consiglio un sacco. E poi come voto do un 9 sicuro. Sì, Aurora, vuoi dire qualcosa? Il voto quanti? Allora, per me è un 9,5. 9,5? Sì. E io lo pagherei 17 euro. 17 euro? Sì. Ok. Va grande. Beh, a me è piaciuto tanto, anche per me è uno dei miei preferiti. Ok. E tu invece? Anch'io sui 16-17 euro. Grandissimo. Diciamo un bel piatto, merita anche il prezzo. Okay. Sì, esatto. È giusto. Perfetto. Ah, bene. E ci salutiamo. Ciao, guys. Ciao. Ok, guys. Nah, tadi kalian sudah lihat nih bagaimana Bro Chan sudah membuatkan blog di netizen yang request tentang sate ayam. Seperti yang netizen lihat, ternyata anggota keluarga di Italia sini suka semua, baik dari Malaysia, Amore, Sofia, Aurora, sama bapak mertua juga, semuanya suka. Jadi kuliner Nusantara memang tiada duanya. Jika kalian ingin request makanan apa lagi yang besok ingin Bro Chan buatkan di dalam blog Jelajah Italia, jangan lupa tulis komen sebanyak-banyaknya di kolom komen, dan jangan lupa jempolnya sebanyak-banyaknya di share ke teman-teman dan kerabat semua yang berada di Indonesia maupun di luar negeri. Dari Bro Chan sekian dulu, dari Italia, ciao. Dentro di salata, mamma. Sta facendo Aurora? Sto mettendo via la salsa di arachidi. Oh. Con l'olio. Quindi per il prossimo? Per il prossimo satè. Lupa, like and comment ya. Follow Instagram Kami at Brochan dan Tekla. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like dan comment ya. Follow Instagram Kami at Sofia Doku Goletti. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa like dan comment ya. Follow Instagram Kami e Aurora Dottugaletti. Prima casi, vai anche io.